Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale dove parlo di social media, mindset e business online. Quando ci avviciniamo a una nuova professione, a un business online, ci viene suggerito di identificare una nostra nicchia. Ma cos'è esattamente questa nicchia? Se questo è un argomento che ti interessa, continua a guardare questo video. Quando si inizia una nuova professione di tipo digitale, si cerca di conoscere il più possibile. Ci iscriviamo a un sacco di corsi di formazione, compriamo tutti i libri a disposizione sul mercato e a volte andiamo a chiedere alle persone già più competenti. E ogni volta ci viene data questa risposta: identifica una tua nicchia. Possiamo identificare la nicchia come un segmento di mercato dove ci siano presenti abbastanza persone eterogenee tra di loro, ma che abbiano delle caratteristiche e soprattutto delle esigenze comuni. Quindi possiamo scegliere una nicchia di mercato che possano essere, non lo so, i ristoratori, piuttosto che i local business, piuttosto che i dentisti, gli avvocati, eccetera, eccetera. Ma se la nicchia a cui ci riferiamo non fosse solo ed esclusivamente una nicchia di mercato, che cosa intendo? A volte è molto difficile, soprattutto se siamo all'inizio di questa professione, capire quale possa essere una nicchia di mercato dove ci siano abbastanza clienti disposti a pagarmi. Quello che vi suggerisco infatti di fare è quello di passare dal termine di nicchia al termine Ikigai. Ikigai è un termine di origine giapponese che è difficile tradurre in italiano, ma che ben rappresenta l'insieme di una serie di concetti fondamentali. Possiamo definirlo l'ikigai come quella forza che ci spinge ad alzarci la mattina e andare a lavorare. L'ikigai è dato dall'incrocio di quattro insiemi più grandi. E quali sono queste quattro aree? Qualche cosa che amiamo fare, una nostra passione, qualche cosa in cui siamo bravi effettivamente, qualche cosa per cui le persone sono disposte poi a pagarci e anche qualche cosa per cui ci sia un'esigenza di mercato. Se riusciamo a trovare il punto comune di questi quattro insieme, allora avremo fatto bingo. Ed è proprio in questa zona in cui dobbiamo andare a disegnare la nostra professionalità, il nostro lavoro. Questa tipologia di approccio cambia un pochino le prospettive e soprattutto le dimensioni del nostro mercato, perché a questo punto non è più una nicchia solo merceologica quasi, ma diventa anche un capire quali sono le nostre attitudini, le nostre capacità che possiamo anche sfruttare in questa direzione. Qualcuno di voi è bravissimo nelle relazioni, magari qualcun altro ha un'attitudine forte nell'organizzazione invece del lavoro. Una volta fatto questa analisi e capito effettivamente qual è il nostro Ikigai, il mio consiglio è quello di fermarvi e di ragionare sugli argomenti che volete comunicare. E questo è fondamentale per il vostro personal branding, perché anche se ognuno di noi è capace di svolgere tantissime attività, non possiamo riversarle tutte nella nostra comunicazione online. Questo andrebbe a confondere le persone che ci vedono. Il mio consiglio quindi è quello di identificare una matrice 3x3. Che cosa vuol dire? Andiamo a identificare quali sono tre pilastri fondamentali di cui vogliamo parlare. Io lo ripeto in tutti i miei video: sono il business online, il mindset e i social media. Ma oltre a questo andiamo a identificare quali sono anche le nostre caratteristiche personali, ovvero oltre ai tre pilastri andiamo a chiarire quali sono tre valori che per noi sono fondamentali. Per quanto mi riguarda, i tre valori che ho identificato sono sicuramente l'ironia, la semplicità e anche la trasparenza. Una volta identificato quindi tre pilastri e tre valori, andiamo a organizzare tutta la nostra comunicazione, tutto il nostro personal branding in questa direzione. Se andiamo a fare dei video, ricordiamoci che dobbiamo parlare di uno di questi pilastri e di uno di questi valori. Se andiamo a scrivere dei post, anche in questo caso trattiamo un pilastro e trattiamo uno o più dei nostri valori. Questo permette di dare continuità nella nostra comunicazione, riconoscibile anche dal nostro pubblico. Se questo argomento ti interessa, mi raccomando, non dimenticare di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella qua sotto, perché prossimamente andrò ancora a parlare sia del personal branding che del piano editoriale.